Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi siamo qui per parlare dei 5 posti più infestati in Italia. Nei miei video precedenti avete notato, secondo me, che si parlava sempre di cose, delitti, omicidi, massacri, gente morta, posti strani, però al di fuori dell'Italia, anche il più delle volte al di fuori dell'Europa, sempre gli Stati Uniti si beccano tutto quanto, però l'Italia sappiamo che è un paese che ha anni di storia e vuoi che non sia mai capitato qualcosa di strano? Vuoi sì, perché in realtà sono successe veramente tante cose strane e esistono luoghi in Italia che io manco sapevo che sono per leggenda, per racconti, per cose tramandate, infestati. È piena l'Italia, ce ne sono veramente tantissimi. Continuate a guardare il video fino alla fine perché non si sa mai che uno di questi luoghi potrebbe trovarsi vicino a casa vostra. Il primo luogo di cui voglio parlare è un luogo che si trova vicino a me. Voi sapete, o alcuni di voi sanno, che io abito in Veneto, nella provincia di Venezia, e Venezia, se non ci siete mai stati, è una città che durante il giorno è piena di turisti, piena di cose, di negozi, di felicità, di gioia, ma di sera la città si svuota e diventa veramente molto più inquietante. Uno dei misteri della città di Venezia è l'isola di Poveglia. Oggi è disabitata, non è possibile andarla a visitare se non con mezzi strani. Tuttavia la storia dell'isola è ancora ai giorni nostri un completo mistero. Sì, nei principi l'isola era stata utilizzata da Venezia come sgabuzzino. È a partire dal 1300 che tutti quanti gli abitanti, quei pochi abitanti che c'erano all'interno dell'isola, vengono mandati via in qualche maniera per essere utilizzata come avamposto durante la guerra di Chioggia. È a partire poi dal 1700 che con la diffusione della morte nera l'isola diventa un lazzaretto. Qui vengono spostati tutti quanti i corpi morti di peste. L'obiettivo era quello di evitare la diffusione della malattia e di creare una fossa comune. Successivamente si decide di estendere il provvedimento anche a tutti quanti i contagiati. L'isola di Poveglia divenne un'isola di quarantena dove individui che si pensava fossero malati venivano trasportati di forza e lasciati morire di stenti tra cadaveri e il nulla. Ancora adesso è possibile scavare nel terreno di Poveglia e rinvenire i resti di questi corpi. È poi nel 1922 che riprendono le cose strane all'interno dell'isola. Venne eretto infatti un edificio che ancora tutt'oggi non si riesce a definire bene a cosa serviva. Alcuni hanno anche supposto che in realtà questo edificio non è mai esistito. È molto verosimile che si trattasse di un manicomio, anche se nei documenti ufficiali viene dichiarato come residence per anziani. Ancora tutt'oggi è possibile trovare nelle rovine di quel luogo la scritta reparto psichiatria. Il manicomio venne poi smantellato nel 1946, ma gli anni in cui esso fu attivo furono i più ricchi di avvenimenti e di avvistamenti inquietanti. Sembra infatti che moltissimi pazienti dell'ospedale fossero tormentati dalle anime dei morti di peste. Siccome loro erano dei malati di mente, le loro opinioni, le loro richieste non venivano tanto badate. All'interno del manicomio di Poveglia venivano utilizzati dei mezzi di cura al limite della legalità, se non primitivi, e si collega tutto quanto alla leggenda del dottor Sars, il quale forò il cervello di 6 pazienti ed estrasse parti del lobo frontale. Anche la sua morte ha un che di paranormale. Si dice infatti che il medico, anch'esso tormentato dalle anime dei morti di peste, decise di suicidarsi gettandosi da una delle finestre dell'ospedale. Con lo schianto però non morì. Fu una delle infermiere a dichiarare di aver visto il corpo del dottore avvolto da una piccola nebbia che lo uccise e poi se lo portò via. Ci sono prove evidenti dell'esistenza di questo ospedale, non ci sono però prove dell'esistenza di questo medico. L'isola di Poveglia però non rimase disabitata fino alla fine, perché negli anni 70 una famiglia decise di acquistarla, costruirci una casa e andarci ad abitare. Tuttavia se ne andarono pochi mesi dopo. Affermarono che continuavano ad avere la sensazione che ci fosse qualcun altro ad abitare l'isola, e inoltre i continui rinvenimenti di resti umani non li aiutò a rimanere. Tuttavia il team dei Ghost Hunters hanno fatto una capatina all'interno e hanno rinvenuto delle cose strane. Tra questi rumori, voci, ombre, qualcosa c'è in quell'isola, è chiaro che c'è qualcosa. Sfido però chiunque ad andarla a visitare. Il secondo luogo di cui voglio parlare si trova sempre in Veneto. Mi sa che il Veneto è pieno di cose strane. Siamo a Cona, in provincia di Ferrara. Qui c'è una villa riconosciuta da tutti quanti come Villa Magnoni. Al tempo, negli anni 80, la villa era già abbandonata. Si trova all'estremità di un boschetto, isolata dalle altre case. È molto grande, c'è una stalla, una ghiacciaia. Insomma, è la casa perfetta per essere la casa infestata. E appunto, per i bambini di Cona, era utilizzata come luogo per svagarsi, dove fare un po' gli avventurosi.
e quattro bambini durante una giornata d'estate di andare all'interno della casa, entrare da una delle finestre e visitarla. Qui però vengono bloccati da una voce che gli sta urlando addosso. È la voce di una signora anziana che da una delle finestre gli sta urlando di uscire perché altrimenti verranno puniti. Ma se lo fanno dire 2 o 3 volte, spaventati scappano fuori. Era strano che ci fosse qualcuno dentro la casa. Era strano che ci fosse qualcuno che abitava dentro quella casa, visto che era per definizione inabitabile e a rischio crollo. La sera stessa, 3 di questi bambini muoiono durante un incidente automobilistico. Il quarto confessò tutto quello che era successo durante la giornata alle forze dell'ordine. Confessò la presenza di quella donna e le forze dell'ordine della città di Kona decisero di murare tutta quanta la casa. Poco tempo dopo, però, una delle finestre risultò non murata, spalancata, ed era appunto la stessa finestra dove si era affacciata quella vecchia e aveva urlato addosso i bambini che li avrebbe puniti per quello che avevano fatto. Ad oggi il quarto di quei bambini è introvabile e senza nome. Si pensa che non abbia più avuto il coraggio di dire di essere stato lui il quarto bambino per non essere raggiunto dalla vecchia signora. Il terzo luogo più infestato d'Italia si trova a Rimini, nel castello di Montebello, dove troviamo la leggenda di Azzurrina. Figlia di un certo Golinuccio, feudatario di Montebello del 1375, fu la protagonista di un triste fatto di cronaca. Il suo soprannome era Azzurrina. Era nata con un difetto chiamato albinismo, dove il pigmento della sua pelle non era presente. Per questo aveva occhi, pelle e capelli bianchi. I genitori decisero di tingerle i capelli per evitare di mostrare a tutti quanti la vera natura della bambina. La tinta che gli avevano fatto gli aveva dato una sfumatura azzurra ai capelli ed è per questo che la bambina passò dall'essere Gwendalina ad Azzurrina. La leggenda narra che la palla di Azzurrina cadde all'interno della ghiacciaia sotterranea e la bambina corse a recuperarla. Si udì quindi un forte urlo e subito dopo della bambina e della palla non vi fu più traccia. La leggenda narra che da allora il fantasma di Azzurrina viva ancora oggi nel castello di Montebello, manifestandosi ogni 5 anni il 21 di giugno durante il solstizio d'estate, in corrispondenza della data della sua scomparsa. È nel 1990 che per la prima volta si riescono ad ottenere dei veri documenti sulla presenza del fantasma di Azzurrina. Il 21 giugno di quell'anno dei tecnici del suono interessati a tali episodi effettuano le prime registrazioni, tuoni, pioggia e poi un suono. Questo suono si ripeté per tutti quanti i successivi 21 giugno a cadenza di 5 anni. C'è chi dice che si tratta di una risata, c'è chi dice che è un pianto, c'è chi pensa che siano solamente rumori. Io sento chiaramente qualcuno che urla mamma, però potrebbe anche essere solamente la mia mente. Scrivetelo nei commenti cosa ne pensate voi, a me sembra che ci sia qualcuno che sta chiamando. Io sinceramente sono molto affascinato dalla figura di Azzurrina, mi è sempre sembrato molto strano che così a cadenza di 5 anni ci siano sempre gli stessi rumori. È veramente una cosa, cioè, che è dell'eclatante. Se siete di Genova e più precisamente di Voltri o come si dice, non lo so, avrete sicuramente sentito parlare della Casa delle Anime. È questo edificio avvolto dalla leggenda. Questa casa era abitata da una famiglia un po' strana. Molte persone venivano accolte all'interno della locanda e invitate a dormire in una specifica stanza. La famiglia sceglieva i suoi ospiti dall'aspetto. Dovevano sembrare ricchi e abbastanza abbienti. Qui, in questa stanza, gli ospiti venivano attaccati durante la notte, uccisi, massacrati, derubati. I loro corpi venivano poi tagliati e trucidati, buttati nella fossa comune nel retro della casa. La scomparsa di un personaggio molto influente del tempo fece scattare delle indagini. In breve tempo venne scoperto il suo cadavere, fatto a pezzi in modo orribile, sepolto senza troppi riguardi di recente nel terreno vicino all'edificio. A breve saltarono fuori numerosi cadaveri, tutti con orrende mutilazioni e morti assassinati. La famiglia venne poi arrestata e processata e vennero tutti condannati a morte. Dopo quei fatti tragici si decise di tenere la casa chiusa e poi successivamente con la seconda guerra mondiale che una famiglia decise di andarci ad abitare. La famiglia capì ben presto di non aver fatto un buon affare. Le donne lamentavano di sentire rumori, porte che si spostavano, le stoviglie che spuntavano da un lato all'altro della casa. Di notte inoltre giurarono di sentire le urla e le grida di molte anime assassinate in quella casa. Questa famiglia decise di abbandonare la casa quando una giovane donna si presentò per molte sere di fila cercando il suo fidanzato, che era rimasto all'interno della casa ai tempi dei massacri e non era più ritornato indietro. Si dice infatti che questa donna, all'ennesimo no, si dissolse nell'aria, lasciando un piacevole profumo di rosa, che ancora rimane intorno alla casa.
Da allora la casa rimane disabitata e sinceramente penso che non ci andrà mai ad abitare nessuno, anche perché dall'aspetto è veramente ansiogena questa casa qua, ma cioè, boh, non lo so. Tra l'altro nel retro della casa, se ti vuoi fare, non so, un giardinetto, rischi di tirare su anche i morti del tempo, no. L'ultimo luogo più infestato di cui voglio parlare oggi si trova a Lucca e sono i giardini botanici. Se siete di Lucca, probabilmente sapete che questa città prima, durante il Medioevo, era piena di torri, ma veramente piena, c'erano più di 130. Oggi penso che ne siano rimaste, questo perché sono crollate durante gli anni, perché c'era questa idea tra i nobili di avere la torre più alta. Oggi ne sono rimaste poche, una di queste è la Torre delle Ore. In questa torre c'è una leggenda ricordata anche da un cartello con la seguente iscrizione: Lucida Mansi, la notte del 14 agosto 1623, saliva la torre, affannata, correva a fermare la campana che stava per battere per l'ora della sua morte. A mezzanotte in punto il diavolo avrebbe preso la sua anima. Ma chi era Lucida Mansi? Lucida era una nobile del tempo, dall'innegabile bellezza e particolarmente crudele. Pare infatti avesse l'hobby di uccidere i suoi amanti nei modi più stravaganti e divertenti possibili. Aveva tutto ciò che poteva desiderare, ma non era felice e la sua ossessione era la bellezza. Il giorno però in cui scorse la prima ruga nel suo viso diventò pazza e decise di stipulare un patto con il diavolo. Il diavolo le promise 30 anni di bellezza incontaminata, ma scaduto il tempo sarebbe tornato a riprendersi la sua anima. Lucida accettò, passarono i 30 anni e arrivò il momento di dover dare la sua anima al diavolo. Cominciò quindi la sua corsa contro il tempo. Era convinta che se avrebbe fermato l'orologio che si trovava nella torre del tempo, avrebbe fermato anche il diavolo da prendere la sua anima. Tuttavia Lucida non riuscì ad arrivare in tempo a fermare l'ora. Il diavolo arrivò con un carro infuocato e si portò via la sua anima, portandola nel laghetto dei giardini botanici. Si dice che ancora oggi è possibile vedere il viso di Lucida Mansi all'interno del laghetto durante le serate di luna piena. Se avete intenzione di andare nel giardino botanico di Lucca, non ci andate di notte. Voglio neanche immaginare di essere lì in giardino, cioè guardare le piante lì, come si chiama, l'alberello, il pino, e poi improvvisamente trovi una faccia lì. No. Però vorrei andare a visitare l'isola di Poveglia. Mi intriga un sacco questa storia della casa, poi il manicomio, le foto sono veramente una cosa angosciante. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutte quante questi luoghi un po' così infestati, una cosa un po'. L'Italia è piena di luoghi misteriosi, è piena di luoghi infestati. Se vi va, io vi posso fare altri video, altri 5 luoghi infestati d'Italia. Se ne conoscete, scrivetelo nei commenti, fatemi conoscere perché mi interessa un sacco questa cosa qua. Il video finisce qua, se vi è piaciuto mettete un pollice in su. Se vi va potete iscrivervi al mio canale perché esce un nuovo video ogni martedì 17 e ogni sabato 10:30. Ogni tanto giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Se volete potete chiederlo a Lucida Mansi, magari lo sa lei, boh, non lo so. Io vi mando un bacione grande e al mio prossimo video, ciao!